Buongiorno e benvenute in un nuovo vlog. Io sono Vittoria Gervasi e mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Questo sarà un vlog di questi 4 giorni. Ieri in realtà mi sono un po' dimenticata di vloggare, peccato perché ho fatto un po' di cose, ma poi ve le racconto. Di questi 4 giorni di agosto, perché oggi è l'8 agosto, qui a Torino senza figlio. Questa settimana, appunto, facciamo una settimana di lavoro tra le 2 settimane di ferie fatte in Polonia e la prossima settimana che sarà di ferie, anche perché da me c'è chiusura aziendale. Siamo appunto tornate a Torino e lavori, perché sia io che mio marito lavoriamo, e abbiamo lasciato Cesare al mare con i nonni e gli zii, quindi lui è super coccolato, super felice, fa bagni di continuo, noi invece siamo qua a lavorare. La città è abbastanza deserta, ma più che altro la zona del mio ufficio, dove appunto ci sono tantissimi uffici, tantissimi studi di avvocati, commercialisti, per cui insomma, anche al mattino c'è un sacco di parcheggio. Io questa settimana sto parcheggiando fuori perché tanto è sospesa il pagamento della sosta per questa e la prossima settimana, e almeno mi parcheggio la macchina all'ombra. Sono appena arrivata in ufficio, sono le 9 meno 5 minuti e basta. Oggi sono vestita molto Barbie Girl perché stasera dopo l'ufficio vado con la mia amica Erika al cinema a vedere Barbie. Mi sono, diciamo, fatta una sorta di to-do list per questa settimana, approfittandone di fare un po' di cose, insomma, con calma, senza avere il vincolo appunto di orari con un figlio, e quindi una di queste era appunto andare al cinema. Non vado, l'ultima volta che sono andata al cinema ho visto Gli anni più belli a fine febbraio 2020, ero incinta di Cesare e non sono mai più andata al cinema. Non amo particolarmente il cinema, però così avevo voglia di vedere Barbie e quindi ovviamente mi sono vestita a tema. Ora vi saluto perché vado su in ufficio, ci risentiamo magari o in pausa pranzo o appunto in uscita, anche perché finisco di lavorare alle 4, il cinema è alle 5 e mezza o 6, non mi ricordo, forse alle 6, per cui ho un paio d'ore e penso che farò un giretto in centro per negozi. Ieri sono andata invece all'Egru, che è un centro commerciale, ho fatto un po' di shopping, vedrete poi l'haul con tutti gli acquisti fatti, o magari l'avrete già anche visto, non lo so, e basta, quindi ci aggiorniamo dopo. Allora ragazzi, ho parcheggiato in centro, ci ha messo una vita, cioè, perché in questi giorni non si paga la zona blu e cioè era tutto pieno, non riuscivo a trovare parcheggio, infatti ho parcheggiato anche abbastanza lontano, cioè sempre in centro però un po' lontano dal negozio in cui volevo andare. Ora mi faccio un giretto perché sono le 4:20 più o meno e poi penso di andare al cinema alle 6:30. Ora continuo, speriamo di fare un po' di shopping. Vorrei anche prendermi un bubble tea, a dire la verità, vediamo cosa trovo. Allora ragazzi, sono le 18:30, io teoricamente a quest'ora sarei dovuta entrare al cinema, però alla fine la mia amica non stava tanto bene, aveva un po' di pressione bassa già da stamattina, per cui mi ha detto che insomma preferiva rimanere a casa, questo in realtà già un po' di tempo fa me l'ha detto, e io mi sono detta vabbè, mi faccio un giro in centro e poi vado lo stesso al cinema. Poi in realtà ho fatto un giro per i negozi e tutto, ho detto ma sai che c'è, mi faccio un bel aperitivo, iniziavo ad avere un po' di fame. Per fortuna, insomma, prima avevo un po' di bruciore di stomaco, ma mi si era aperta abbastanza una voragine e quindi mi sono detta sai che c'è, mi faccio un aperitivo e niente, poi mi arrivo a casa che ho un sacco di video da montare e ho ancora tutte le valigie del nostro viaggio da svuotare, lavatrici da fare, insomma. Quindi il risultato è che me ne sto girando mezza ubriaca, no scherzo, perché se devo guidare fino a casa, no, non sono ubriaca, sono così, confusa. No scherzo, mi sono potuta fare un aperitivo molto, un Aperol spritz molto molto soft. Niente, adesso me ne vado a prendere la macchina e vado a casa. Ci vediamo domani credo, perché non avrò molte cose interessanti da mostrarvi stasera. Buongiorno ragazze, allora siamo a mercoledì, per me oggi è l'ultimo giorno in presenza in ufficio. Poi domani venerdì sono in smart working, ora sono in pausa pranzo. Questo è il look del giorno, ma avrete già visto questo video
nel vlog della Polonia, credo, perché appunto un vestito di Mango che ho comprato in Polonia nei saldi. Ieri sono andata da Mango a fare un giro, ma non l'ho visto. Devo dire che ho fatto degli ottimi affari da Mango in Polonia, perché praticamente con 29 euro ho comprato tre pezzi. Ieri non c'era niente che costasse meno di 29 euro in saldo. Un po' caruccio Mango, peccato perché mi piace molto, però come Zara veramente ha alzato tantissimi prezzi. Comunque, io ho già mangiato, ora oggi ho questi capelli così tirati su e sto andando da Tigotà, vicino al mio ufficio, a 5 minuti a piedi c'è Tigotà, e volevo comprarmi una buona crema corpo perché ho mille prodotti a casa, veramente mille, non ho nessuna crema corpo. Ieri sera ho tirato fuori tutta la mia dispensa che ho, dove appunto ho i prodotti da finire, cioè da utilizzare nuovi, e non avevo mezza crema corpo, per cui sono due sere che continuo ad andare avanti a usare campioncini, però vorrei comprarmi una crema. Ne ho in mente due, mi sono un po' informata perché appunto non avendo mai comprato creme non ero sul pezzo, e ce ne sono due che mi ispirano. Una è della Dove, mi sembra a base di cocco e olio di monoi, che ho visto che Carolina la consigliava, e invece un'altra me l'ha consigliata mia sorella, effettivamente me l'ha fatta provare, ed è un burro, ma si asciuga abbastanza in fretta, di Hawaiian Tropic. Devo vedere però se li trovo. Stasera invece dopo lavoro vado a fare mani e piedi da Ellison, quindi li porto con me ovviamente. Allora, sono da Ellison a fare le unghie, qua stiamo togliendo quello vecchio. Grande indecisione, cioè, guardate quanti colori, non so parlare di quelli, ma cioè, questi sono quelli tra blu e rosa. Sono molto indecisa tra questo rosa oppure uno di questi due. Credo porterò per uno di questi due, ma adesso vediamo. Buongiorno ragazze, allora siamo giovedì. Io oggi non mi sono ancora fatta viva, in diversi momenti ho detto prendo il telefono e vlogo un po', ma poi sono stata presa dagli eventi. Oggi ho lavorato da casa, però adesso mi sono sistemato, ho appena finito di lavorare e stavo per uscire e tornare al The Gru, perché proprio l'idea di non fare niente dopo lavoro, avendo la possibilità di non avere ritmi, orari in questi giorni, mi scoccia, e mi è venuto il dubbio che delle cose che ho preso da OVS per Cesare siano un po' giustine, per cui volevo andare a vedere se per caso ci fosse la taglia in più, giusto così tanto per perdere tempo. Mi sono vestita tutta carina, mi piace molto questo look. Oggi in pausa ho registrato un po' di video e ho messo delle cose su Vinted, e ho iniziato un po' a pensare alle cose da portarmi alla mano al mare per la prossima settimana, anche perché vorrei cercare di registrare qualche video o per Instagram, qualche reel o per appunto YouTube, tra cui ad esempio qualche look carino per l'estate. Ieri ho fatto le unghie da Ellison, alla fine ho scelto Pompelmo. Ieri sera non ero troppo convinta perché ho fatto mani e piedi e mi sembravano un po' too much. Secondo me i piedi mi sembrano too much, adesso vi faccio vedere. Ecco, non lo so, è vero che mani e piedi devono essere coordinate, ma forse se si va su un colore molto acceso, sui piedi forse preferivo un nude. Vabbè, amen, ormai le ho fatte così, belle, cioè mi piacciono, però... E niente, adesso esco e vi porto con me. Così se facciamo qualche acquistino ve lo faccio vedere. E poi stasera teoricamente io e mio marito andiamo a cena fuori. Non sappiamo ancora dove, improvviseremo e vediamo un pochino. Ci vediamo dopo. Allora, sono stata già alle Gru, al centro commerciale. Ogni volta ho fatto degli acquisti. In realtà ho fatto due cambi. Alla fine ho cambiato due magliette di Cesare, perché ho trovato la taglia più grande e niente, ho comprato altre cose. In realtà ho sistemato già anche un paio di regali di compleanno per delle feste a cui siamo invitati, insomma, tra qualche settimana. E adesso sto andando da Cisalfa a vedere se trovo una maglietta della Nike che mi ha commissionato mio nipote per il compleanno. Vediamo. Tra l'altro questo pre-natal che c'è qua mi ricorda solo una cosa, adesso vi racconto.
quando io ero incinta di 9 mesi, dopo 2 settimane partorivo cesare e avevano riaperto da poco dopo il Covid, quindi mia mamma voleva mandarla per Natale a prendergli la canottierina della fortuna, questa canottierina che poi alla fine non abbiamo neanche usato e che si usa quando il bambino nasce, quindi c'era una coda infinita, tutti con mascherine e tutto, noi arriviamo e ovviamente le donne incinte le facevano passare avanti, e una signora mi diceva che io ero appena incinta e non voleva farmi passare avanti. Buongiorno ragazze, allora siamo arrivate a fine settimana, oggi è venerdì, io sono in pausa pranzo, ho appena finito di lavorare l'una, ora penso che andrò in cucina e mi mangerò un po' di avanzi che ho, perché l'altra sera siamo andati a cena alla mia suocera e mi ha dato insomma quello che era avanzato, delle insalate e delle polpette, per cui penso che oggi mangerò quello e basta, poi mi mancano 2 ore di lavoro oggi pomeriggio, poi sono in ferie per un'altra settimana. Adesso mangio e poi preparo un po' la valigia, cioè valigia. Sapete che la nostra valigia quando andiamo via qualche giorno al mare è il borsone di Ikea, la borsa di Ikea, che è molto più comoda rispetto a portare via valigie. In realtà ho già preparato 2 borsette con cose varie che anche mi ha chiesto mia mamma di portare, pasta o robe varie. E quindi mi manca in realtà solo la mia roba da vestire. Volevo portarmi un po' di abbinamenti carini, non tanto perché faremo grande vita mondana, ma se riesco vorrei registrare qualche video o qualche reel per Instagram, vediamo. E quindi adesso mi devo un po' concentrare e creare gli abbinamenti, e nel mentre mi lascio come sottofondo gli ultimi 2 episodi di Virgin River, che è una serie TV che avevo guardato su Instagram, perché ho visto che dai primi di settembre c'è la nuova stagione, ma dato che non mi ricordo minimamente come è finita l'ultima stagione, mi riguardo gli ultimi 2 episodi giusto per rispolverare un po', cioè in realtà guarderò il penultimo, poi l'ultimo me lo guarderò al mare in qualche momento libero. E basta, io volevo concludere questo vlog, così almeno oggi appena finisco di lavorare lo monto e lo pianifico insomma per i prossimi giorni. E basta, alla fine ieri da Allegru ho fatto appunto il cambio di un paio di magliette per Cesare, ho comprato qualche regalino perché abbiamo un compleanno di 2 amichetti di Cesare i primi di settembre, il compleanno di mio nipote. E poi devo prendere il regalino per il bimbo di una mia amica che è nato, quindi insomma più che altro ho comprato quelle cose lì, per me non ho comprato assolutamente nulla e poi ho fatto un minimo di spesa, ma giusto 3 o 4 cosine e basta. Quindi io spero che questo blog di questi giorni vi sia piaciuto, io appunto adesso stacco per una settimana, ma la pianificazione dei video comunque rimarrà questa, perché appunto mi sono un po' portata avanti con la creazione dei contenuti, e vi consiglio di seguirmi su Instagram perché lì faccio reel, barra stories, barra post tutti i giorni, mi trovate anche lì come Vittoria Gervasio. Io vi auguro una buona giornata, ciao!